Ciao a tutti, io mi chiamo Gina e vi do il benvenuto su questo canale. Oggi volevo parlare con voi sempre dell'attrazione universale, ma in questo caso volevo mettere due potenti metodi per poter allinearti al tuo desiderio, e cioè gratitudine più affermazioni, che tutte e due fatte naturalmente separatamente hanno un grande potere, cioè quello della gratitudine, di essere grato, questo esercizio che abbiamo già parlato come farlo. E in più aggiungiamo oggi l'affermazione, quindi di cui abbiamo già parlato. Vi devo ricordare sempre chi siete, perché e come funziona la legge dell'attrazione universale. Vabbè, chi siete lo dovete ormai sapere, che siete parte di questo universo, quindi anche voi siete la legge dell'attrazione universale, nel senso che se tu sei parte di questo universo e siamo tutti insieme in questo universo, siamo tutti in una mente unica, siamo tutti insieme, quindi sei parte di questo universo anche tu, quindi sei parte anche tu di questa legge dell'attrazione universale. E come funziona? Abbiamo già detto che è un riflesso di quello che chiediamo, di quello che emettiamo nell'universo. Cioè noi siamo dei esseri vibrazionali, oltre che 50 trilioni di cellule, che queste cellule sono delle molecole, e queste molecole sono degli atomi che zigzagano tutti insieme, e praticamente ci dicono che siamo 99% energia. Quindi se siamo energia, siamo spirito, spirito energia, ok, in un corpo umano. Quindi tutto quello che noi chiediamo all'universo, l'universo di riflesso ce lo dà. Quindi è come guardarsi allo specchio. Se le tue emozioni, perché l'universo non parla nessuna lingua, ricordatevi, l'universo, la fonte, Dio, qualsiasi cosa, come lo vuoi chiamare, tanto è la stessa roba, cioè nel senso che è la stessa cosa. Non parla con le parole, perché le tue parole possono ingannare. I movimenti del tuo viso, tu puoi dire tante cose con il viso, ma con le emozioni non puoi mentire. Quindi quello che funziona sono le emozioni, partendo da qui, dalle emozioni che metti nell'universo, è quello che vibri. Su quello che vibri, quello attrai, nel senso che se sei negativo, attrai il negativo, per forza, è una legge, non si può sbagliare, perché è quello che tu... Ti ricordi il discorso delle lucine che avevo fatto in un altro filmato? È quello che tu lampeggi. Se tu lampeggi rosso basso, è quello che l'universo capisce praticamente, che tu ne vuoi ancora e ne vuoi ancora e te ne dà ancora. Cioè più sei negativo, più vai in quella spirale di negatività, che i pensieri iniziano a tormentarti. E quindi se sei positivo, naturalmente attrai il positivo. Allora, questo metodo è veramente molto forte. Provalo, perché fa miracoli. Guarda, qualsiasi cosa ti può portare solo bene, essere felice e contento. Andrei in giro, come ogni tanto dicono a me, cosa ti sei fumata oggi? Andrei in giro così, però è bellissimo andare. Che male ti fa essere felice? Ti può far mal del male? No. Ah, ok, allora, al mattino, prima di scendere giù dal letto, quando ti sei svegliato, la tua mente praticamente non pensa a niente. Quindi in quel momento è il momento propizio della giornata per fare qualsiasi esercizio, ok? Quindi la mente appena sveglia non ha messo in circolo tutti quei pensieri pazzi, la mente che sia, vabbè, ego, non ego, comunque sia, non è ancora in attività così forte. Quindi allora tu puoi manifestare, ma non solo puoi manifestare, ma facendo questo esercizio ti aiuta ad allinearti al tuo io, perché una volta che tu sei allineato al tuo io, il tuo io superiore, il tuo io quello vero, lui sa già quello che desideri, perché la vita ti ha messo tanto, tanto nel tuo,
nel tuo vortice dei desideri, nel senso che quando hai avuto contrasto o problema nella tua vita, hai desiderato quello che è meglio, naturalmente, hai desiderato, quindi hai messo lì tanta energia che è rimasta là. Quindi il tuo io, quando tu sei allineato a lui, sa già quello che vuoi. Quindi quello che tu devi fare adesso è allinearti a lui. E come ti puoi allineare a lui? Semplicemente facendo alcuni esercizi. Essere felice, pensare positivo e così via. Però la cosa più potente che c'è è la gratitudine. Infatti anche la preghiera più forte è quella di dire grazie, senza dire milioni di parole e cose. Basta che tu dici grazie, la preghiera più profonda, ma lo devi dire con le tue emozioni sempre. Quindi abbiamo detto che oggi si parlava di gratitudine e vi do anche degli esempi come fare questo. Cioè, al mattino, ti dicevo, sei nel letto, sdraiato, apri gli occhi, 5 minuti o anche 2 minuti. Se tu riesci a tenere per dai 2 a 5 minuti questo stato di gratitudine, questa emozione, se riesci a tenerla per 30 giorni di fila, vedrai il miracolo. Vedrai il miracolo, perché vedrai che la tua vita cambierà in un modo che non vorrai più tornare indietro, perché non puoi più tornare indietro. Una volta che tu provi questo, non puoi più tornare indietro, perché farai di tutto per stare bene. Quindi, sdraiato nel letto, pensi a quale che è quello che desideri tu per dire grazie, non lo so, anche se è una cosa che, non so, un talento che hai. Allora, io, devi dire sempre nel presente, devi parlare sempre nel presente, ricordati che non c'è il passato e non c'è il futuro, esiste solo qui e adesso. Quindi io sono grato, ok? Io sono grato per il mio talento, questa è l'affermazione. Ok, io sono grato, e se poi vuoi arrivare, cioè puoi far arrivare nella tua vita abbondanza, io sono grato per l'abbondanza che mi hai dato, io sono grato per l'abbondanza della mia vita, non deve essere per forza per i soldi. Ok, puoi anche dire io sono grato per l'abbondanza di denaro nella mia vita, però io sono grato che sono un magnete, sarebbe più giusto. Io sono grato che sono un magnete di positività. Io sono grato che sono un magnete di salute. Sono grato perché sono un magnete di positività. Sono grato perché sono un magnete di talento. Io sono grato che ho queste persone nella mia vita. Io attraggo persone magnifiche, donne e uomini che mi aiutano a espandere la mia consapevolezza, che contribuiscono alla mia stabilità finanziaria, tutte queste cose. Quindi inizia a dire tutto questo. Quindi io sono grato sempre, quindi io sono grato, e inizia a dire per tutto quello che sei grato, anche se non hai quello nella tua vita, però lo devi dire sempre con le tue emozioni, e lo devi dire così potente, cioè di desiderio forte, di quel, come dire, gratitudine. Devi entrare nell'ottica del regalo più bello che hai ricevuto nella tua vita, quindi ti deve allineare a quello che è quell'emozione, ok? Devi comunque allenarti a quell'emozione. Entri in armonia con quell'emozione della gratitudine, dell'amore, della gioia, del ridere, di questo, cioè hai capito quali sono i sentimenti, questi. Quindi sei in quella fase e inizi a dire tutto ciò. E rimane così per 5 minuti, non è che devi dirlo per forza a voce alta, lo devi dire anche nei tuoi pensieri, cioè nel tuo conscio, ok? Lo dici e parli con te stesso, nella tua mente, e dici tutte queste cose e vedrai che cosa succede. Nella tua vita tu farai delle cose esagerate perché sei potente. Ricordati sempre chi sei. Chi sei? Energia purissima, è tutto quello che c'è intorno a noi, energia.
energia che vibra a una certa frequenza. Quello che sta a te adesso è allinearti a quella frequenza. In un altro filmato dicevo che ti devi allineare alla frequenza di quel canale. Se vuoi guardare la musica pop, devi andare su quello. Se vuoi guardare la musica, che ne so io, un altro genere di musica, la musica classica, per dire, c'è un altro canale. Quindi per qualsiasi cosa ti devi allineare a quello che è il tuo desiderio. Quindi questo ti aiuta tantissimo, tantissimo a manifestare e comunque ad avere tutto quello che desideri, perché tu davvero puoi avere tutto quello che vuoi, come lo vuoi. Ricordati che sempre sei tu che rifletti quello che sei, ok? Non devi essere geloso, non devi essere invidioso, non devi, perché comunque quelli sono tutti sentimenti negativi, quindi ricordati che attiri verso di te ancora quelle cose. Se tu lo sai che meriti, perché tu meriti qualsiasi cosa, devi pensare di essere benedetto perché lo sei, ok? E che l'universo è dalla tua parte, sei tu che gli devi dire all'universo cosa vuoi, perché con le tue emozioni tu gli dici come ti senti e quello che vuoi. Quindi se tu gli dici io sto bene, rido, sono felice, è quello che gli dici che ti piace ancora, è quello che ti dà ancora. Quindi se tu gli dici qualcosa di cattivo, cioè cattivo, invidioso, ipocrisia, tutte queste cose qua, è quello che ti attiri nella tua esperienza. Plam, come un magnete, ecco. Quindi se fai questo esercizio ti aiuta tantissimo. Gratitudine più affermazioni. Non devi fare una lista interminabile. Non so se parli, se vuoi nella tua esperienza di vita, qualsiasi cosa, non so, dal denaro al lavoro, qualsiasi cosa. Io sono grato per il mio lavoro, anche se non ce l'hai. Io sono grato per il mio lavoro, io sono grato per questo, io sono grata per la mia salute, e così via. E spero che questo vi faccia comunque arrivare allo scopo di quello che è, quindi di tutto quello che noi cerchiamo nella vita, e cioè la felicità e la pace. Io vi lascio qui. Se vi è piaciuto questo filmato, se vi è piaciuta questa esperienza, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e attivate la campanellina. Grazie a tutti e una bellissima giornata a tutti e buone manifestazioni a tutti!